Buongiorno a tutti. Oggi è lunedì 3 agosto e parliamo di analisi ciclica evoluta su due mercati, DAX e FTSE MIB. Iniziamo a vedere se ci sarà un po' di distaccamento di nuovo tra i due, perché prima sono andati parecchio a braccetto. E vi segnalo una cosa importante. Da domani in avanti è probabile che la connessione sia decisamente più scarsa, per cui cercherò di contenere i video oppure sarò costretto a passare a video di nuovo, anzi, non a video, a analisi scritte. Per cui mi raccomando, ricordatevi soltanto questo piccolo particolare. Allora, vediamo se la divergenza su FTSE MIB vuole dare una partenza a rialzo, perché nella realtà dei fatti il nostro decimo T-3 può tranquillamente arrivare a chiudere anche fino a 44 barre e quindi arrivare a fare un minimo entro le 10 e un quarto circa. La divergenza rialzista, l'inversione rialzista ce l'abbiamo già, l'ho già segnata nella precedente analisi. Abbiamo però bisogno di vedere perlomeno un T-5 a rialzo prima di capire se hanno voglia ancora di scendere oppure no. Per quanto riguarda, eccolo qua, la nostra candela in formazione molto piatta, anche in questo caso abbiamo una divergenza di inversione rialzista che va appunto controllata, perché nella realtà di fatti non è tanto la divergenza, ma sono i tempi ciclici e il tempo fondamentale nell'evoluta, insieme ai volumi, assolutamente, e a tante altre cose. Però il tempo viene sempre molto sottovalutato a favore del prezzo. Ricordatevi che qui non abbiamo vincoli particolari perché ci sia un'altra giornata eventuale di discesa, ok? Per il fatto che qui siamo arrivati a 8, adesso 9 candele di inverso, e si può arrivare fino a 11, e siamo all'undicesima a questo punto di secondo T settimanale. Quindi anche tutto oggi teoricamente potrebbe andare ad aggiornare i minimi, o almeno provarci. Il discorso è che siamo però appunto in divergenza rialzista, abbiamo già fatto tantissime candele a ribasso e siamo vicini al supporto naturale del limite superiore dell'Akumo, per cui vedremo. Discorso un po' differente per DAX, come vedete, uno, il decimo T-3 è già chiuso, mentre invece su FTSE MIB può essere tranquillamente ancora in chiusura. Guardate quanto è debole rispetto al DAX. Guardate anche la situazione in termini di medi mobili, qui non abbiamo uncinato per salire, siamo sotto il livello inferiore dell'Akumo, ok? Mentre invece in questo caso è da tempo che continuiamo a provare a non solo bucare l'Akumo come è successo qua ed andare verso il livello superiore, ma come vedete c'è un po' più spinta, ok? D'accordo? Anche in questo caso, a che punto siamo? Questo è davvero il nuovo T-3? Non è detto, anche in questo caso abbiamo tranquillamente tempo fino alla 44esima barra per vedere se eventualmente si vuole andare a fare un undicesimo T-3, mentre qui si va a chiudere il decimo, d'accordo? Qui sembra esserci più spinta per ora, ma sono le prime ore della giornata, quindi può succedere davvero di tutto. E altra cosa interessante, guardatela qua, sul grafico a 20 minuti, anche in questo caso abbiamo che per ora anche la media mobile più veloce, quella in azzurro che descrive il T-2, ok, il 2 giorni, non è che stia ancora uncinando verso l'alto. Qui ho proposto una centratura differente, ok? Una ancora più cattiva sostanzialmente, nel senso che il nostro secondo T potrebbe essersi chiuso qui e qui potrebbe essere partito un ulteriore T settimanale ribassista, già ribassista, che quindi potrebbe avere tutto il tempo ancora per spingere a ribasso. Se fosse partito appunto qui, sarebbe pesante come situazione, anche perché non avremmo ancora avuto la chiusura del nostro T+2 mensile, ma da questa candela
Si poteva ancora scendere per 1, 2, 3, per altri 3 giorni minimo, perché ci sta. Per cui sarebbe da massacro, ok? Questa non è in tempo reale, perché non c'è, manca la candela di oggi, ok? Volevo soltanto farvela vedere, perché dato che sono tante le opzioni sul tavolo, sempre meglio osservare, stare alla finestra, flat, senza avere eventualmente posizioni, e vedere tutto con molta calma. D'accordo? A chi decide di darmi più tempo, ovviamente darò, come di consueto, i livelli dell'algoritmo sia per DAX che FTSE MIB per la giornata, che possono essere utilizzati come target per tutti i movimenti che vengono fatti, in base alla violazione delle swing che ci saranno. Perché anche in questo caso non ci muoveremo se non dopo le 10:01 e gli swing importanti da visionare sono ovviamente quello inverso a 12.318 e quello a 12.509, anche se in realtà il più importante poi è questo se parliamo di massimi, mentre invece per quanto riguarda il FTSE MIB, vedete che fatica che fa a provare a risalire, abbiamo ovviamente questo, ma ok, il tempo ciclico ci dice che possiamo andare a sprofondare, come detto, per altre fino alla 44esima candela, e ovviamente poi andiamo a parlare dei 500, 19 e 5. Però anche in questo caso attenzione, perché non è vietato che da qui, vedete che ho lasciato i punti di domanda e non li ho lasciati a caso, possa essere partito persino un nuovo T settimanale, già completamente ribassista. Ma non diciamolo a nessuno. Ecco qua, siamo andati sotto il minimo e stiamo continuando a chiudere il decimo timino 3. Da qui non è partito nulla. Vi ringrazio per l'ascolto. Ricordatevi che appunto da domani le cose cambieranno e andremo in versione tra virgolette estiva. Oltretutto dovremo andare a vedere che tipo di volumi avremo, perché più scendono i volumi e più effettivamente diventa intradabile poi sia il DAX che qualsiasi genere di altro mercato, e in questo momento, ecco, è meglio che non parli di volumi perché iniziano ad essere veramente tanto, tanto, tanto rosicati. Grazie per l'ascolto, buona giornata a tutti.